Evento osteggiato, evento non desiderato dalle sinistre, il prefetto che si mette di traverso, i sindaci che manifestano, però tutto sommato mi sembra che sia andata bene. No, ma benissimo, ovviamente come era ascoltato che fosse, ma a prescindere da questo io non ho visto tutte queste manifestazioni dei sindaci, ho visto solo un sindaco che vabbè, ridicolizzato dalla stampa per aver staccato e revocato un'autorizzazione data da 3 mesi e staccatici la corrente il giorno prima e fattici trovare i lucchetti, però anche lui aveva preso contezza del fatto che questi atti, diciamo così, di prepotenza con Casa Pound non pagano. C'era un grande afflusso di forze di polizia, ma per difendere il mondo esterno da voi o per difendere voi dal mondo esterno con gli eventuali black bloc, contestatori o cose di questo genere? Anche questa cosa del grande afflusso di polizia l'ho letta da qualche parte, ho letto che arrivavano 500 agenti. Io sono arrivato e ho trovato 3 camionette che ci sono in una partita di serie di promozione in genere, quindi tutto questo afflusso di polizia io non l'ho visto. Non è che il prefetto e il sindaco con tutto questo vi hanno fatto un grande spot pubblicitario? Sicuramente un po' sì. Quindi dovete ringraziarli. Ai media, tutta la bagarre mediatica che si è alzata ovviamente ha portato a questo, no? A che il TG1 ne parlasse, magari sicuramente più di quanto non sarebbe successo se non fosse successo. Quindi chiaro, tutto sommato grazie al prefetto. Grazie anche fino a un certo punto, perché comunque tutto ciò è costato tanto sacrificio, no? È costata volontà, cioè, possiamo dire oggi grazie perché comunque dei militanti si sono presi la briga di prendere e aprire il centro dopo che gli sono state fatte trovare le porte chiuse in faccia, di chiamare un gruppo elettrogeno che abbiamo pagato caramente per mantenere tutta questa cosa, insomma grazie a noi in primis. Io invece lo ringrazio per Varese Press, buona serata. È stato un piacere, grazie.